Eccoci qua. Sono qui con Alessandra Comneno. Ciao Alessandra, due parole su di te. Alessandra è una pellegrina della coscienza, come ama definirsi, e una camminante della Via Maya Tolteca. Ha 40 anni di esperienza nelle tradizioni a contatto con i popoli nativi del Centro e Sud America, delle quali è guardiana della saggezza. Quindi ancora benvenuta Alessandra e grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te. Tu per me sei, in questi anni sei stata una grande maestra, lo sei ancora, e una comadre. Abbiamo fatto molte esperienze di lavori e viaggi insieme, camminando in particolare il viaggio della coscienza femminile. E in questa intervista la domanda che vorrei farti riguarda: qual è stato l'episodio nella tua esperienza personale, professionale, in generale di vita, che ti ha fatto fare un salto di consapevolezza? È una domanda grande perché nella mia storia personale il contatto con l'energia femminile, quello che è stato un risveglio della coscienza nel campo dell'energia femminile, è avvenuto molto tempo fa ed è stato quando ho intrapreso un viaggio in America Centrale per dedicarmi ad andare a scoprire quello che per me in quel tempo rappresentava il mondo dello sciamanesimo, parlo di circa 40 anni fa. E parlo di un mondo che ovviamente oggi sembra passato molto alla storia, no? Sembra molto lontano. E per me atterrare nel mondo di quegli anni, in Messico in particolare, dove ho vissuto parecchi anni, è stato atterrare sì alla riscoperta di quello che era il mondo che io stavo cercando, che era il mondo sottile, quello della percezione, il mondo che si ricreava, diciamo così, dentro a temi che io ricercavo qui, in giovane età, no? Ma quello che mi ha colpito ed è stato per me illuminante, è stato l'incontro fondamentalmente che io ho avuto con le donne, che sono state le abuelas, le anziane, le curanderas, le hierberas, le parteras, no? Le donne che curavano il fuoco, le donne che erano a contatto con l'energia dello sciamanesimo in generale, ma che poi erano quelle anche che lo sciamanesimo lo vivevano sul loro stesso corpo. E questo è quello che a me che ero una ricercatrice dei cammini castanediani, di tutto quello che quel mondo e di quel tempo parlavano, ha colpito particolarmente. Perché come donna ho ritrovato e ho recuperato, grazie a loro, quello che era il senso del collegamento con la madre terra, che poi è il fondamento reale di quello che è poi il risveglio della coscienza, no? Perché se parliamo di risveglio della coscienza non possiamo che andare ad abbracciare quello che è il senso di tutto quello che è vivo, e siccome tutto è vivo, la madre terra è viva, risvegliarsi nella coscienza significa recuperare quello che è tutto il senso di essere vivi in un corpo vivo, che è quello della madre terra. E qui per me si radica la mia esperienza che è stata importante con le donne, che ho seguito per tanti anni. E che hanno formato anche quella che è stata la mia storia poi, no? Hanno formato quello che è stato per me il senso di essere custode del fuoco in vari livelli, no? Da essere portatrice della sacra pipa a curare il fuoco del temascal, il fuoco dell'energia femminile. Grazie proprio a quella che è stata l'esperienza principale che poi attraverso di loro ho riscoperto in me come persona. E questa scoperta è stato rincontrarmi come donna, come essere umano, la fonte creativa, la matrice creativa che poteva esprimere il collegamento fondamentale per nutrire, grazie al concetto dell'offerta, che poi viene esplorato in tante maniere nello sciamanesimo, no? Nell'aini, nel contatto, nella relazione, no? Attraverso quello che era poi il processo del mio sangue mestruale che veniva poi donato alla madre terra. Per cui alla tua domanda, no, cos'è stato quello che ha risvegliato, dando, permettimi questo cappello, no, perché devo dire che sono tante le esperienze che l'hanno risvegliato, perché ovviamente una giovane donna che viaggia da sola in quegli anni, no, a contatto con quel mondo, per me è stato un fiume di esperienze, tutte molto importanti. Mi piace ricordare le mie passeggiate serali oppure all'alba,
che camminavo insieme alle abuelas, no? Che sono state le donne che poi hanno risvegliato in me la capacità di riconoscere le erbe, hanno risvegliato a me il potere dell'andare a sperimentare la percezione, l'ampia percezione che si può avere di questa natura con cui naturalmente noi siamo in relazione amorosa tutto il tempo, noi donne soprattutto, perché siamo la matrice della vita, no? E siamo come lo specchio della madre terra, no? Allora ricordo questo giorno in cui, partendo per andare a raccogliere le erbe tutte con la nostra cesta, io non sono mai stata poi una grande yerbera, e questo mi piace sottolinearlo, perché in realtà per me le erbe erano tutte uguali, facevo molta fatica e avevo anche molta poca pazienza in quegli anni, no? Per andare con loro a investigare queste specifiche meraviglie, no? Che poi il mondo dei vegetali sanno offrire. No? Però mi piaceva perché ci fermavamo nei punti dove loro sentivano che c'era una frequenza molto alta, ci accovacciavamo a terra per stare a contatto con, con il nostro utero, no? E respirare attraverso l'utero l'energia della terra. E ricordo un giorno in cui con molta ingenuità dissi sì, voglio fare questa pratica come la facciamo sempre, chiesi a una donna che era un po' la maestra di questo gruppo, era solamente la più anziana, e però raccontai, sono nel mio ciclo lunare, per cui che cosa avviene in questo momento? Io ero ancora molto inesperta di tutto ciò. E lei mi disse, bene, questa è un'ottima esperienza per te, per poter offrirti la possibilità di dare alla madre terra quello che è la tua miglior ricchezza, no? La tua fertilità, la tua forza, la tua energia. Tutte le donne, nel tempo del loro ciclo lunare, mi spiegava, sono in un tempo di offerta. Questa offerta è fondamentale che la recuperiamo, perché disperdendola come oggi si fa, noi non stiamo alimentando quella che è l'energia basica della madre terra, l'energia di cui lei si nutre. Noi donne stiamo per una certa quantità di anni, diciamo, perlomeno una trentina d'anni minimo, stiamo offrendo il nostro sangue alla terra perché è il suo alimento principale. E l'umanità, la madre terra, si sono ammalate quando hanno cominciato a perdere questo collegamento che noi donne, in quanto specchio della madre, in quanto figlie della madre, abbiamo dimenticato di farlo. Per me è stato un momento importante perché devo dire che da quello io ho compreso quello che è il significato del lignaggio e quello che è il significato del collegamento con la terra. Qual migliore opportunità per una donna rendersi conto che ha un dono meraviglioso da poter offrire naturalmente alla madre terra e che questo diventava un link, questo diventava realmente un filo rosso che poteva collegarla per tutto il tempo della sua fertilità a offrirle quello che era il potere più grande che una donna può esprimere, no? Che è quello del creare, del procreare, no? E ricordo questo giorno molto bene perché era un tramonto e io mi fermai camminando con loro in un punto dove loro mi indicarono e mi dissero offri il tuo sangue alla terra. E io che lo avevo raccolto così come mi avevano indicato in una piccola boccettina di vetro, mi chinai alla madre terra e loro mi chiesero di presentarmi a lei, di farmi riconoscere e di con quel sangue stipulare con lei l'accordo di essere a suo servizio e di accogliermi come figlia e che io avrei seguito quelli che erano i suoi insegnamenti, quelli che sono, erano e continueranno ad essere per me i suoi insegnamenti. Io ho un ricordo molto vivo perché erano 5 o 6 donne intorno a me, erano tutte più grandi di me. E mi sentii molto protetta, molto avvolta e loro, quando io feci la mia offerta, mi dissero bene, da oggi in poi, ogni mese, fino a quando sarà il momento in cui tu sarai un'anziana, come noi, offri questo sangue e stai a guardare che cosa succede con la tua intuizione,
con la tua percezione e stai a guardare anche che cosa avverrà nella tua vita. Così feci. Io ho donato il sangue alla terra da quando avevo 26 anni, fino a quando il tempo non era più quello. E ho trascorso le fasi della mia vita seguendo quello che la ruota di medicina mi ha insegnato, no? Che sono quelle che io chiamo le cerimonie della vita, no? In una donna come in ogni essere umano, per arrivare poi a compiere il suo primo ciclo. E devo dire che questa cerimonia, come poi è stata la cerimonia della Sacra Pipa, che ha ancora una volta confermato questa importanza della matrice, ancora una volta, no? Che noi donne incarniamo, che è quella del nostro utero, della forza, della nostra energia primordiale, no? E del collegamento con l'utero della madre terra, nel Temascal, per esempio, no? Così come l'utero della pipa, che è quella che raccoglie il fuoco dell'energia femminile e che si rende disponibile proprio grazie all'equilibrio che poi insieme all'uomo, questo viene il bastone della pipa, questo viene a realizzare l'armonia, no? Della pace. Grazie Ale. Tantissime vocazioni e il messaggio che porti è potentissimo e oltre ad essere un'esperienza passata sembra proprio essere un'esortazione a tutte le sorelle in particolare a cogliere questo tuo episodio, questo tuo racconto come un esempio di qualcosa che, sì. Che può essere fatto e portato nella vita ed è questo che ci può aiutare ad entrare in connessione. È un processo in corso. Grazie mille. Mi auguro che le donne seguano questo cammino, perché è molto nutriente. Grazie mille per questa esperienza preziosa. Alla prossima. Grazie, ciao. Ciao. Mi scompio.